alzati e segui Gesù. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Oggi ricordiamo e celebriamo la conversione di San Paolo. Vediamo questo uomo che Dio ha chiamato per un progetto davvero grande, per l'evangelizzazione dei popoli. E leggiamo un Vangelo che accompagna questo tema. Marco 16, 15, 18. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Amen. Carissimi, oggi c'è questa missione, questa parola da parte di Gesù, ultimo capitolo del Vangelo secondo Marco, ultimi versetti, la missione di andare e annunciare la buona notizia. Leggiamo però insieme anche la prima lettura, una delle due che ci viene offerta. Atti degli Apostoli, capitolo 22. In quei giorni Paolo disse al popolo: io sono un giudeo, nato a Tarso in Cilicia, ma educato in questa città, formato alla scuola di Gamaliele nell'osservanza scrupolosa della legge dei padri, pieno di zelo per Dio come oggi siete tutti voi. Io perseguitai a morte questa via, incatenando e mettendo in carcere uomini e donne, come può darmi testimonianza anche il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Da loro avevo anche ricevuto lettere per i fratelli e mi recai a Damasco per condurre prigionieri a Gerusalemme, anche quelli che stanno là, perché fossero puniti. Mentre ero in viaggio e mi stavo avvicinando a Damasco, verso mezzogiorno, all'improvviso una grande luce dal cielo sfolgorò attorno a me. Caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io risposi: chi sei, o Signore? Mi disse: io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti. Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io dissi allora: che devo fare, Signore? E il Signore mi disse: alzati, prosegui verso Damasco, là ti verrà detto tutto quello che è stabilito che tu faccia. E poiché non ci vedevo più, a causa del fulgore di quella luce, guidato per mano dei miei compagni, giunsi a Damasco. Un certo Anania, devoto osservante della legge, estimato da tutti i giudei là residenti, venne da me, mi si accostò e disse: Saulo, fratello, torna a vedere. E in quell'istante lo vidi. Egli soggiunse: il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua stessa bocca, perché gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. E ora, perché aspetti, alzati, fatti battezzare e purificare dai tuoi peccati, invocando il suo nome. Amen. Anche questa parola è benedetta, carissimi amici. Anzi, oggi entra dentro il nostro cuore, entra nella nostra quotidianità. Leggere e ascoltare le parole che l'apostolo per vocazione Paolo di Tarso dice di se stesso
e sta testimoniando al popolo è davvero forte, ci sprona ad andare avanti, ci sprona a seguire quella luce che è entrata nella sua vita, che lo ha cambiato, una luce che è entrata anche in noi e può entrare in un modo ancora più forte. Pensiamo a Paolo, questa persona meravigliosa, che inizialmente era un fariseo, un uomo dedito alle sacre scritture, fervente nello studio e nell'adempimento della legge, fervente nel far rispettare e osservare la legge e quindi persecutore dei cristiani. Diventa da persecutore apostolo di Cristo, di colui che perseguitava. E la sua via è davvero interessante, come viene in qualche modo deviata dalla volontà di Dio. Ciò che Paolo aveva intrapreso in buona fede, Dio lo ha completato. L'episodio che abbiamo ascoltato oggi è uno dei tre autobiografici in questo libro degli Atti degli Apostoli, in cui si parla di Paolo stesso, dove Paolo fa testimonianza di Gesù Cristo. Pensate, il primo episodio è nel capitolo 9 degli Atti, quando si narra per la prima volta della conversione. Paolo sta andando a mettere in catene in carcere i cristiani a Damasco e su quella via cade a terra perché vede una luce che lo acceca, lo abbaglia. L'episodio di oggi racconta da parte sua la stessa cosa, ma quella luce diventa una grande luce, perché lui aveva riflettuto sulla sua conversione e aveva capito che era davvero grande quella luce. E Luca l'Evangelista, che scrive gli Atti degli Apostoli, lo dice. Ma abbiamo addirittura al capitolo 26 l'ultima testimonianza personale di Paolo, dove dice che ha visto una luce più forte del sole. Pensate, una luce, capitolo 9, una grande luce, capitolo 22, una luce più forte del sole, capitolo 26. L'incontro con Cristo, carissimi amici, è davvero potente. Abbiamo bisogno, tutti noi, di un incontro personale con colui che cambia la nostra vita. E non è solo una piccola deviazione a volte, ma è forte, è grande. Le cose passate non le vediamo più. Noi vediamo e fissiamo il nostro sguardo, i nostri occhi verso quella via che Dio sta mettendo di fronte a noi. Dio ci ha salvato, Dio ci ha liberati per donarci una nuova vita e una nuova vocazione. Paolo è stato liberato da questa attitudine, da questo atteggiamento contro Cristo, fino a farlo diventare l'evangelizzatore per eccellenza di tutte le genti che noi oggi ricordiamo. E Gesù lo ha detto, Marco 16, andate in tutto il mondo, proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Ha detto, ci saranno dei segni che accompagneranno il vostro annuncio. Paolo li ha visti. Chiediamo che questi segni possano essere presenti nelle nostre vite, nelle nostre evangelizzazioni. Questa è la promessa di Gesù Cristo nel suo Vangelo. E oggi vogliamo chiedere anche un altro grande dono, quello di poter rinnovare la nostra esperienza con il Signore Gesù. Paolo, per convertirsi, ha dovuto vedere questa grande luce più forte del sole per rimanere cieco e non vedere più quello
che desiderava, che voleva, ma è caduto a terra. E Dio gli ha detto: alzati, perché io ti farò mio messaggero. Io ti farò il mio testimone prezioso e benedetto. Chiediamo al Signore di vedere questa grande luce. E Dio lo fa. Dio oggi vuole chiamare te ad essere suo testimone di luce. E ti dice: alzati. Alzati da dove sei, da quella condizione, e seguimi. Alzati e annuncia quello che tu hai sperimentato, quello che tu sperimenterai. Quanto è importante essere voce di colui che ci ha liberati, che ci ha salvati. È davvero un'esperienza da fare e oggi il Signore chiama, come 2000 anni fa, anche oggi chiama. Sapete quanti giovani che noi stiamo incontrando, che facendo l'esperienza con il Signore Gesù, si innamorano di Lui e lasciano tutto per consacrarsi. Perché? Perché l'amore di Dio è grande, perché l'amore di Dio riempie il cuore, riempie tutto il nostro essere e ci fa liberi di seguirlo. Quindi forse oggi, ascoltando questo annuncio, questo messaggio, anche noi possiamo sentire questa chiamata a donarci pienamente a Lui. Seguiamo lo Spirito Santo che parla nel nostro cuore. E gli diciamo insieme: vieni, vieni Spirito Santo, tocca nuovamente il mio cuore. Voglio aprirmi a te, aprirmi a Gesù che con la sua luce viene ad illuminare le mie tenebre. Spirito Santo, voglio confermare la mia adesione al Signore Gesù come mio Salvatore, il Messia atteso, ma soprattutto il Re della mia vita. Spirito Santo, donami la forza di seguirlo e di alzarmi e di essere come Paolo di Tarso, testimone gioioso della sua risurrezione che ha cambiato la mia vita. A te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, lo slogan di oggi è: alzati, segui Gesù. Alziamoci da dove siamo. Gesù ha un progetto meraviglioso per noi. Apriamo la bocca, testimoniamo che Cristo è risorto, che Cristo è vivo ed è in mezzo a noi. Grazie che mi avete accolto. Ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola biblica online, attraverso la quale potrete conoscere la parola di Dio, studiarla e incontrare Cristo nella Bibbia. Come dice San Girolamo, l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Iscrivetevi nel nostro sito web. Rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Beati i poveri in spirito. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri. Beati i poveri in spirito. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre. Il tuo Dio, o Sion, di generazione.